AGV ha introdotto nella sua gamma il K6, un casco adatto a tanti tipi di motociclisti diversi. Ha delle caratteristiche tecniche in parte ereditate dal pista, ma dà molto più comfort al motociclista, quindi è adatto ad una sfera di attività molto maggiore rispetto ad un casco più specialistico. Vediamo un po' cosa c'è nella scatola. C'è il classico pillock, il manuale di istruzioni con gli adesivi AGV e il casco. Il casco sì, già di primo impatto è molto molto leggero. Il colore è molto particolare, ha delle ottime finiture, c'è una presa d'aria qui al centro nel punto di massima pressione dell'aria. Qui AGV ci ha dimostrato che attraverso degli studi aerodinamici, pur essendo una presa d'aria non particolarmente estesa, riesce ad avere una portata d'aria maggiore all'interno del casco. Le forme sono in parte simili a quelle del pista, ricordano certamente quelle del pista, e cioè tutto uno studio aerodinamico per renderlo più stabile alle alte velocità. Il sistema di chiusura della visiera è paragonabile a quello degli altri caschi AGV. Ci sono i vari scatti, c'è una visiera che è spessa 4 mm, è di classe ottica 1. Una volta chiusa questa visiera è impossibile che si apra in caso di caduta, garantendo un'ulteriore protezione per il pilota. I meccanismi di chiusura della visiera sono in acciaio, sono particolarmente piccoli e consentono alla calotta di restare molto resistente in questa zona. La calotta di questo AGV K6 è realizzata in un mix tra carbonio e fibre aramidiche, che è lo stesso materiale che viene utilizzato per realizzare i giubbotti antiproiettili. Questo materiale riesce ad essere molto leggero, pur garantendo una grandissima resistenza agli impatti. Questa leggerezza viene poi tradotta nel casco finito attraverso un peso di poco superiore ai 1200 grammi, ovvero un livello davvero da riferimento per questa tipologia di caschi. La AGV K6 è pensato per andare incontro alle esigenze di moltissimi motociclisti, quindi può andare bene per chi fa turismo, per chi vuole un casco sportivo con delle caratteristiche tecniche di un certo livello, e in più ha il vantaggio di non avere un costo di accesso troppo elevato, quindi questo AGV K6 si può definire un prodotto di attacco da parte di AGV.